Ragazzi, andiamo a finire questa storia. Vai. Qua. Al Vaticano. Passiamo la porticina. E andiamo dentro. Dentro il cortile. Siamo al 94,06%. Cosa hai trovato, Ezio? Tu! Matti hanno anche trovato. È finita, assassino! Morrai per mano mia. Morrai è bruttissimo. Guardie! Guardie! La mela dell'Eden, non subire danni. No. Oh cazzo, sono un fottio. Ora, finitelo! Più a lungo usi la mela, più salute perdi. E magari cerchiamo di usarla il meno possibile, ecco. Eccolo. Andiamo verso le alture. Magari funziona. Scappare senza subire alcun tipo di danno è tosta, eh. Magari proviamo ad andare verso il fiume. Fuggi da questa zona, ok. Qualcosa abbiamo fatto. Non tutto, ma qualcosa. Queste sono le mura di Castel Sant'Angelo. Non ho gli adepti disponibili. Mi raccomando, senza subire danni. Senza subire danni. Qua siamo nella piazza prima del ponte, giusto? No, questa è la basilica. Sono tornato indietro, che coglione. Non posso neanche richiamare il cavallo. Una cazzata io. Vabbè, tanto non mi avrete mai. Via. Ero anche fuggito volendo, ripeto, volendo. Ecco il fiume, raga. Chiamato anche fiume Tevere. Però vabbè, dettaglioni. Tuffiamoci. Non mi avrete mai. Bastardi, non mi avrete mai. La mela dell'Eden, andata, senza subire danni. Andiamo avanti. Rinasciamo direttamente sull'isola Tiberina. Agosto 1503. Dovrebbe finire nel 1506 la storia. Rodrigo Borgia è morto. E Cesare? Avvelenato, ma vivi. Non dobbiamo permettere che riunisca i suoi seguaci superstiti. Saranno settimane cruciali. Col tuo aiuto gli darò la caccia e lo ucciderò.
I miei pattuglieranno la città, ma ci vorrebbe un esercito. Ne abbiamo. Annienta l'armata di Cesare a Roma, lasciandogli poche forze per sferrare un contrattacco. Non c'è sincronizzazione totale, che bello! Allora, si parte dal Campidoglio. Questa è la chiesa degli Araceli. Li dovete trovare. Ancora lui, ancora Cesare. Non mi importa come, ma fatelo. Come possiamo da soli, signore? Dovete aiutarci. Io sono malato, idioti. Micheletto arriverà presto con le mie armate. E allora vedrete come muoiono facilmente gli assassini. Ti stai solo illudendo, Cesare. Che stregoneria è questa? Ti prego, signore, Come faccio a uccidere tutti gli uomini di Cesare? Ma non combattono tra di loro? Aspetta, 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 c'è lui. Sono qui, fratello. Aiuto, come si fa? Sono con voi. Qualcuno è morto, ma non uno dei miei bersagli. Sempre nulla. Ah, ok. Mi ridà la salute, perfetto. Oh, ok, ok, ho capito, ho capito. Adesso ho capito tutto. Ne ho eliminato uno e così facendo invece... Tre? Devo capire come funzionasse, scusate. Prendetelo, ragazzi! E adesso tocca a voi. Cinque. Smilitarizzazione. Settembre 1503, andiamo avanti. Un cardinale sotto pressione ci ha rivelato che Cesare intende incontrare i seguaci dei Templari in campagna. Il cardinale partirà per l'incontro stanotte. E io lo seguirò.